La San Benedettese ritrova subito la vittoria 2-1 contro lo United Riccione, firmato Tomassini e Martiniello. Il primo a quota 5 gol in campionato, il secondo invece subentrato dalla panchina. Il cambio di modulo di mister Maurizio Lauro, il 4-3-3, mettendo quindi in panchina Battista, ha sortito i suoi frutti, anche perché lo stesso Battista poi è stato autore dell'assist decisivo. Altri tre punti che portano quindi la San Benedettese in vetta al girone F. Andiamo a sentire le parole dei protagonisti. Partite sono tutte difficili in questo girone. Oggi affrontavamo una squadra con tanta qualità, una squadra forte, però abbiamo trovato sto gol un po' sempre alla fine del primo tempo, che un pochino ci aveva tagliato un'altra volta le gambe come domenica scorsa. Però siamo stati bravi invece rispetto alla settimana scorsa a rientrare e a continuare a giocare, a fare quello che stavamo facendo e metterli lì alle corde senza, diciamo, soffrire mai nelle ripartenze o niente. E poi l'abbiamo vinta meritatamente con i ragazzi, con la rosa, perché comunque dalla panchina anche domenica scorsa è entrato Danilo, Edoardo hanno fatto assist e gol, e oggi Nazza e Antonio. Quindi una squadra importante siamo, una squadra importante con una rosa importante. I giocatori sono importanti, anche quando entrano devono fare la differenza come è stato fatto. Però i ragazzi oggi sono stati veramente bravi, 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 perché psicologicamente rientrare sull'1-1 era difficile. Invece hanno continuato a fare calcio e a fare una gran partita. È forse necessario un po' più d'attenzione su quelle che sono i gol subiti? Questa è già la seconda situazione in cui capita. Parliamo sempre di episodi, parliamo comunque, abbiamo subito solo un tiro all'inizio dove era stato bravo comunque Stefano a parare, sì, una situazione. Parliamo di episodi dove probabilmente ci gira anche un po' male, ma ho detto, bisogna essere bravi ad andare oltre anche questo e fare i gol che dobbiamo fare. L'impressione è che ci sia una sana competizione anche all'interno della rosa, penso insomma al cambio di modulo, anche alla gara decisa praticamente dai due subentrati. Ma no, mi ha detto anche la domenica prima, erano entrati altri due, hanno fatto assist e gol, oggi uguale. I ragazzi sono bravi, indipendentemente, fa piacere a tutti giocare, no? Però a volte sono più importanti i giocatori che entrano, soprattutto quando c'hai gli attaccanti, no? Per un attaccante a volte bastano 5 minuti e valgono più di magari di 90 dove non fai gol. Quindi è importante questo, loro lo sanno, ma i ragazzi sono tutti orientati verso un obiettivo e quindi indipendentemente dalla formazione sono contenti, remano tutti dalla stessa parte e hanno voglia di far vincere la Samp. Prima di questa partita se ne sono dette tante, penso anche alla scelta insomma della rifinitura a porte chiuse. I suoi ragazzi ci hanno sempre confessato che non hanno mai percepito pressione. Lei l'ha sentita un po' in questi giorni? Non è che abbiamo chiuso per la pressione, cioè abbiamo chiuso semplicemente perché girano troppe notizie, gli avversari conoscono la formazione prima e non va bene perché bisogna tutelare la Samp. Anche gli addetti ai lavori bisogna che la tutelino, perché il bene della Samp viene prima di tutto, quindi è un peccato perché a noi fa piacere tenere le porte aperte, perché comunque fa piacere la gente che viene, però è importante prima il bene della squadra, della San Benedettese Calcio, poi dopo tutto il resto. Adesso è il primo posto, ma è sempre testa bassa a lavorare. Ma sì, dice poco, non metto una classifica, manco lo guardavo, non so neanche i risultati delle altre, ancora non ho guardato il telefono. Quindi mi interessava la prestazione e i ragazzi hanno messo quel qualcosa in più che la settimana scorsa era un po' mancato, no? E oggi ce l'ha messa e i risultati dopo sono arrivati. E quindi già questo bisogna fargli i complimenti, perché oggi veramente secondo me ha fatto una partita di un livello veramente importante, con la testa, con tanta attenzione, veramente di qualità, quindi veramente bravi, 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 squadra bravissima. È arrivata più sofferta del dovuto sicuramente, però siamo stati bravi a rimanere in partita, perché anche oggi abbiamo preso quel cross, abbiamo preso gol, così d'impatto è stato per noi, quindi potevamo magari abbatterci, potevamo magari un po' calare il ritmo, invece abbiamo ricercato subito di riprendere in mano la partita, abbiamo fatto un buon gioco, anche il secondo tempo penso che questa vittoria sia meritata. Dove l'avete vinta, Alex? Il mister chiaramente con i cambi l'ha portata dalla sua parte, però a livello tattico? Ma non penso che abbiamo vinto a livello tattico, penso che l'abbiamo vinta a livello caratteriale, volevamo dare una svolta magari a questo meccanismo che si era un po' creato di sfortuna, l'abbiamo
abbiamo ricercato l'episodio e siamo stati fortunati finalmente ad averlo trovato, nonostante avessimo creato tanto. Proprio caratteriale, 3-4 volte hai incitato la curva, chiaramente ti aspettavi tutto questo calore da parte della tifoseria da quando sei arrivato, c'è qualcosa però che non ti aspettavi che ti ha colpito? Ma sicuramente io sono fatto così, cioè nel senso entro in campo, io magari posso sbagliare i passaggi, posso sbagliare i lanci, però la mia caratteristica è quella dell'atteggiamento, di combattere su ogni pallone, quindi viene un po' distinto, poi avere una curva così sicuramente dietro ti esalta a fare questo. No, non me lo aspettavo sinceramente quando sono venuto qui a San Benedetto ed è veramente gratificante ed è un orgoglio far parte di questa città. Nella sua gestione questa è la seconda sconfitta, come si cambia marcia? Come si cambia marcia? Facendo i punti, però devo dire che è facile dire che c'è da lavorare, comunque abbiamo idea e conoscenza di quelle che sono le problematiche, non sono problematiche di facile risoluzione immediata, però vediamo già da sabato prossimo con le 3 partite di settimana di mettere a fare quello che penso che meritiamo. Per la società questo è un nuovo girone? Qual è l'obiettivo? No, il presidente è ambizioso, sta costruendo una società organizzata con tutte le situazioni per far bene, con la serenità e la voglia di affrontare i problemi come ci sono in tutti i campionati. C'è stato un cambio di allenatore e cerchiamo di soddisfare le sue volontà.